Sono sicuro, avendo già prestato servizio al sud in altre aree, che la collaborazione sarà massima. In questa prima fase cercherò anche di renderla ancora più possibile produttiva attraverso uno scambio quotidiano, per cui invito comunque tutti i cittadini a rivolgersi a noi. E le loro richieste verranno vagliate e sicuramente sarà un'ottima collaborazione. E, avendo già prestato servizio in aree che per tipologia criminale diffusa si avvicinano molto a quella irpina, non trascurerò di valutare eventuali interventi contro i reati predatori, che oggigiorno sono quelli che diciamo al pari della criminalità organizzata destano particolare preoccupazione non solo nei cittadini ma anche a livello istituzionale. I reati e comunque l'ambito criminale dell'Irpinia che tenderò a contrastare è quello che ho appena citato, quindi fronte criminalità organizzata, fronte criminalità diffusa. Sì, l'arrivo del Maggiore Nocerino completa, come diceva lei, la squadra che andrà avanti nella nostra attività quotidiana. Il Maggiore Nocerino comanderà il reparto operativo, che è il reparto che si occupa delle attività di indagini di stretto concerto con la Procura su tutti i reati più importanti che accadono nell'intera provincia di Avellino. Il Maggiore arriva da Varese, come ha già detto, ha una grossa esperienza investigativa che sicuramente metterà a frutto a vantaggio dell'intero comando provinciale.